parola e intervista Pantaleo Corvino, il responsabile dell'area tecnica del Lecce ed ex dirigente della Fiorentina. Fu proprio lui a portare in Serie A Dusan Vlahovic, credendo ciecamente nel potenziale del serbo. Nel corso della chiacchierata con Eleonora Trotta, il DG giallorosso ha rivelato anche un retroscena sull'acquisto di Bojinov, quando era solo un ragazzino che sognava di diventare un giorno un calciatore. In realtà, in quel viaggio a Malta, Corvino era andato per acquistare il cartellino di un altro giocatore piuttosto importante, sempre bulgaro, Dimitar Berbatov. Corvino: nessuno conosceva Vlahovic, io criticato dall'interno. Poi la Fiorentina ha incassato 80 milioni. Negli anni lei non ha sbagliato mai un colpo, ma con gli attaccanti dà il meglio di sé, Bojinov, Vucinic, Jovetic, Vlahovic, Krstovic. Cosa la colpisce di un attaccante? Da direttore sportivo sai che ci sono ruoli più importanti di altri, che accendono la fantasia dei tifosi e le aspettative loro e della società. Ho sempre cercato per primi portiere e attaccante, come filosofia, fin dalle categorie più basse. Ho fatto leva sulle mie capacità, che non sempre si dimostrano vincenti se vogliamo. Ma solo chi non lavora non sbaglia. Cerco di sforzarmi a sbagliare il meno possibile, mi appello alla mia esperienza e alle mie idee, guardando cosa un giocatore può diventare piuttosto che chi è in quel momento, che è quello che devi fare quando non hai disponibilità economica. Solo 4 volte ho superato la soglia dei 10-15 milioni. Ovviamente il rischio è alto, ma i risultati sono stati nel complesso dalla mia parte. Una curiosità su calciatori come Bojinov, Vucinic e altri, poi arriveremo a Vlahovic. Ogni giocatore ha la sua storia e può essere potenzialmente un top o un flop. A volte dipende non solo dalle capacità, ma da tanti fattori mentali, psicologici e ambientali, che possono far esprimere bene o meno un calciatore. Bojinov l'ho presa da 12 a 13 anni, in un viaggio a Malta, dove ero andato per vedere Berbatov. Quest'ultimo tra l'altro lo avevamo preso, prima che saltasse tutto dopo l'iter delle visite mediche. Poi, al debutto di Bojinov in Serie A, dopo che in metà stagione aveva fatto 11 gol, decisi di cederlo alla Fiorentina, per dare più spazio a Vucinic. Non avevo il consenso della società e non avevo quello di Zeman, ma si rivelò la scelta giusta, anche perché poi Vucinic lo rivendemmo a 21 milioni.